Dunque, parto da due suggestioni, una delle quali mi trova perfettamente concorde, l'altra mi trova più in divergente accordo, diciamo. Ecco, parto da quella sulla quale sono in totale accordo con te, cioè la suggestione relativa all'evaporazione dello Stato. Hai usato questa espressione che mi pare calzante. La nostra è l'epoca, scriveva Lacan, dell'evaporazione del padre, ma l'evaporazione del padre riguarda l'ambito del padre inteso come simbolo della legge, il padre biologico, è l'epoca in cui, come dire, la società di consumo non accetta la presenza del padre, cioè della legge, deve esserci il consumatore capriccioso senza limiti, i cui desideri debbono tramutarsi subito in conquiste nell'hic et nunc, nel life is now, se preferite il motto pubblicitario. Non deve esserci più la patria, ecco allora che assistiamo all'evaporazione della patria e dello Stato e della nazione, per usare tre concetti differenti fra loro, ma che hanno, credo, un rapporto abbastanza interessante, e poi l'evaporazione del Padre Eterno, la cosiddetta morte di Dio di Nietzsche, e l'evaporazione del Padre Eterno, da cui segue il nichilismo, no? Il nichilismo non è altro che la constatazione che Dio è morto e quindi tutto è ontologicamente possibile, tutto è moralmente ed eticamente permesso e tutto è metafisicamente indistinto e irrilevante sullo stesso piano e quindi non è possibile contestare l'esistente così com'è. Quindi sono d'accordo che stiamo assistendo all'evaporazione dello Stato, meno d'accordo sono invece, e lo uso come spunto di dialogo socratico fra noi, che lo Stato debba essere accostato a un'azienda. Anzi, io credo che sia pericolosa da un punto di vista concettuale questa analogia, perché l'azienda deve rispondere a qualcosa che è superiore, allora ho frainteso io, allora, però lo uso comunque l'immagine Non volevo per dire, prendere le scusami. distanze da questa altrimenti in auge immagine dello Stato come Assolutamente. un'azienda, no? Perché se lo Stato è un'azienda deve rispondere al mercato e quindi non è più superiore, non Mi recognoscente, sono come espresso si male. diceva prima, Con il mio no? Ecco, professore ogni no, tanto no, ma per il carità. volo me lo faccio. Assolutamente, era solo perché ho sentito la parola azienda accostata allo Stato e volevo mettere in guardia rispetto, dal mio punto di vista, rispetto a questo accostamento. Lo Stato non è un'azienda e non deve essere un'azienda. Lo Stato sta sopra il mercato e deve disciplinare e regolamentare il mercato. Uno dei punti di massima rottura, a mio giudizio, su cui bisogna battagliare con il liberismo mentale e politico è quello che pone il mercato al di sopra di tutto, come superiore non riconosce, e lo Stato al di sotto. E quando partiti che anche peraltro si definiscono sovranisti dicono i conti in ordine o il debito pubblico, no? Entrando in questa spirale terribile per cui si riconosce che lo Stato in qualche modo è sottoposto a un'entità superiore, il mercato. Questo è già liberismo mentale, siamo già prigionieri del lager o del gulag del politicamente corretto liberista, se preferite, il gulag mentale del politicamente corretto liberista. Ecco, lo Stato non è un'azienda e appunto non deve rispondere al mercato. Quindi, primo punto. Sul da fare, tu hai usato l'espressione riforma anche prima. Naturalmente, di riforme se ne vedono continuamente, la riforma Jobs Act, la riforma. La parola riforma, quando io la sento personalmente, mi tremano le gambe, perché una riforma oggi, la parola riforma è ostaggio delle retoriche liberiste, che chiamano riforme le controoffensive a nocumento del popolo di cui prima dicevamo. Io penso in sostanza che la competenza, tu citavi l'esempio del medico, certamente il medico deve essere un tecnico competente, se avete male ai denti andrete dal dentista e non dall'astrologo, dal cartomante, ovviamente. Ma per lo Stato, a mio giudizio, non ci vuole il competente o il tecnico. Era già molto chiaro a Platone questo. Se voi volete guadare un fiume, avete bisogno della tecnica cibernetica. Ma se voi volete una buona polis, non c'è il tecnico, ci vuole la paideia, che è un'altra cosa, l'educazione filosofica al bene, alla metafisica e a tutti i grandi temi che il discorso unico liberista ha già espunto dall'agenda dell'insegnamento anche solo. Quindi io ripartirei da una formazione classica, dalla paideia anzitutto. Poi ci sono elementi che lasciano sperare, come si diceva, e mi associo all'auspicio che condividiamo tutti a questo tavolo, credo.
Tra questi elementi, intanto c'è il multipolarismo in fieri di cui dicevamo, poi ci sono alcuni, non dico risvegli rivoluzionari dei popoli, Giulietto Chiesa usa l'espressione i guaiti dei popoli, la trovo un'espressione interessante, sono guaiti dei popoli, pensate al voto per Trump, su cui convengo, no? Il voto per Trump è l'espressione di un malessere delle classi dominate americane. Il Brexit, il referendum in Grecia nel 2015, credo fosse sull'opposizione al liberismo eurocratico, il no alla riforma costituzionale in Italia. Sono tanti piccoli sintomi che segnalano una volta di più una cosa, e sono d'accordo anche con Marcello, cioè il fatto che il popolo, ceto medio e classi lavoratrici, procede in una dimensione totalmente diversa, scollegata rispetto all'elite dominante, anzi sovrastante, ecco, la classe sovrastante. Certamente c'è uno scollamento totale, evidentemente. Infatti, il problema prossimo e venturo per l'elite o classe sovrastante sarà come sbarazzarsi del voto. Questo è il vero problema, Infatti non no? stiamo votando, perché ci Tra stiamo l'altro, ma votando. è interessante un aspetto. Alcuni Non è così. studiosi Sì, americani sì, sì. sono già all'avanguardia su questi studi. È uscito nel 2016 un testo, mi pare l'autore si chiamasse Brennan, Against Democracy, cioè dove l'idea era essenzialmente quella che torna spesso anche nel dibattito pubblicistico contemporaneo di area liberal con tendenze fucsia, spesso, che in fondo dare la possibilità di voto significa dare il voto agli incompetenti. Ecco perché la parola competenza capisco che tu non la usassi in quel termine, però è pericolosa secondo me, perché in qualche modo bisogna fare una sorta di espertocrazia in forza della quale il voto deve essere affidato ai più esperti, non si può dare a tutti la possibilità di votare. Questa è la tendenza che io vedo in atto, perché il problema qual è? È evidente sotto gli occhi di tutti che fino a poco tempo fa la classe sovrastante vinceva nella misura in cui riusciva a far sì che le plebi dominate votassero democraticamente ciò che esse elite avevano già deciso nelle loro camere chiuse, nei loro caveau bancari. Cosa accade quando però il popolo vota altrimenti rispetto alle decisioni dell'elite? Quando vota Trump e non la Clinton, no? C'è un'intervista curiosa di un esponente di spicco del clero giornalistico regolare. Mi pare si chiami Giovanna Botteri, bravissima, ecco, che dopo il voto per Trump era umanamente preoccupata. Cosa ne sarà di noi? Non riusciamo più a influenzare l'opinione pubblica, perché questo era effettivamente avvenuto, era precisa la sua analisi. Non riusciamo più a indirizzare il voto dell'opinione. Volevamo che votassero la Clinton e hanno votato Trump. Cosa fare allora quando il popolo vota altrimenti? Questo è il punto. Io non credo nel caso nella storia, vi assicuro. Quando Mario Monti, all'indomani del voto per il Brexit 2016, dice che c'è stato un abuso di democrazia, non credo che siano frasi uscite per caso, credo che ci sia una logica in questo procedere. Quindi il prossimo salto sarà quello di creare la democrazia degli esperti, dove naturalmente gli esperti verranno selezionati in maniera non democratica, per ovvie ragioni. E quindi io credo che occorra, in questa fase, come scrive Serge Latouche, se il progresso è un vicolo cieco, o peggio, ci porta nell'abisso, il vero rivoluzionario è chi sta più indietro, chi si oppone ad andare avanti, evidentemente. Ecco perché ci vuole la potenza catecontica, una potenza catecontica da individuarsi nella capacità di resistere a questo globalismo. In Italia, a mio giudizio, se posso, ma mi hai sollecitato te sulla questione presente. A mio giudizio, il governo giallo-verde è stato un fortilizio di resistenza rispetto ai processi del globalismo, del made in Unione Europea in In un quel certo caso. momento. Secondo me sì, tant'è che, come dire, bastava vedere l'indice di non gradimento da parte dei mercati, degli euroinomani di Bruxelles e di tutta la classe apolide dei parassiti della finanza. Erano continuamente in tensione verso i mercati. La situazione si è chetata quando è stato spaccato il governo giallo-verde ed è stato tirato su il governo giallo-fucsia. I mercati hanno giubilato, si sono rasserenati. Io credo che questo ci segnali una cosa, che non potrà esserci rivoluzione, uso una parola forse pomposa, se non si ripartirà dal concetto di sovranità.
La sovranità è intesa ovviamente come base di ogni democrazia e di ogni socialismo. A me spiace spesso dover contendere con esponenti spesso lividi delle sinistre fucsia e arcobaleno, che per un verso vogliono l'uguaglianza universale e per un altro verso dimenticano che ogni forma di socialismo e di democrazia è esistita sempre all'interno di stati sovrani nazionali. Questo è il punto che ogni storico conosce bene. Tolto lo Stato sovrano nazionale e tolta la possibilità dell'intervento nell'economia. Tolto lo Stato sovrano nazionale, resta l'economia globale, id est il neocannibalismo a vantaggio dei più forti. Ecco perché è fondamentale, a mio giudizio, ripartire dal concetto di sovranità nazionale, che deve essere una sovranità economica, monetaria. Vorrei insistere su questo aspetto che a molti forse sfugge o se ne sono dimenticati. La sovranità monetaria. Sovranità militare, non può esserci democrazia ad Atene se sull'Acropoli sono le guarnigioni spartane. Non può esserci democrazia in Italia se abbiamo 110 basi militari statunitensi che rispondono a Washington e non a Roma. E quindi la risovranizzazione è il punto ineludibile per la rivoluzione. Sovranità o barbarie?